tutti amici, ben ritrovati, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo sulle Dolomiti di Brenta. Siamo partiti dalla località Val Viole, sopra Andalo. E la direzione di oggi dovrebbe essere la cima Crozza Altissimo, dai. È la cima Crozza Altissimo. Passeremo per il rifugio La Montanara e poi vediamo anche per Cima Sofia, che è lì vicino. Quindi mettetevi comodi e buona visione. Che paradiso, che meraviglia veramente. Ma che vista meravigliosa c'è il rifugio La Montanara, c'è sull'anfiteatro delle Dolomiti di Brenta. Bellissimo, bellissimo. È sempre bello ritornare. E qui, sinceramente, non ci siamo mai stati. Bello scoprire sempre posti nuovi. Oggi la giornata è meravigliosa. Quindi non ci resta altro che andare verso la nostra cimetta, che si vede un pochino. Sono quelle rocce lì sopra. Dai che facciamo un po' di movimento, che se no sta estate a femo schifo. Siamo fiacchi altrimenti. Esatto, perché se no sta estate tutti i nostri giretti che avevamo in programma. I sogni, e rimane un sogno. Esatto, li mettiamo attaccati al muro e basta, e appendiamo. No, no, vai Mona, no, no, forse. Col cavolo. Che si fa? Bisogna. Se allenemo. Brava. Se il tempo fosse un fiantino in più. Clemente. Incantevole, bellissimo. Piende mughi e piende orsi. No, non è vero. Per adesso ancora siamo vivi. Non abbiamo incontrato nessun orso. E furono queste le ultime parole famose. Ciao Sara, ciao Nico, rip. We'll be right back.
almeno ha senso tutto sto peso che ci siamo portati, picca, ramponi. Ranfia su, catemo dos prisetti e do patatine e un ombrein, perché cioè... è così, la primavera è così. O ti porti via troppo, o non ti porti via la roba che ti serve per andare su e quindi ti ritrovi a tornare indietro. E adesso mettiamo picca ramponi, dai che li usiamo almeno. E di qua invece abbiamo la cima Sofia, eccola qua. Proviamo a seguire le tracce di Camosci. Sì. Del Camoscio. Sì, vabbè. Cioè la cima è proprio qua, ma... boh. Tanto abbiamo fatto anche tutto sto... abbiamo aperto tutto qua. Proviamo. Brava amore. Bravo te. Comunque... ci siamo. Abbiamo liberato anche questa via. insomma dai, no, non banale là indietro. È un bel traversetto che... la neve tiene. È tutta una questione di testa. Sempre solo di sta testa. Però più che altro ti vedi il vuoto sotto e ti dici... insomma... vabbè... che belle queste cime raggiunte con fatica e sudore e caccarella. Amore mio, evviva la nostra 300esima cima. Quasi, secondo me, se facciamo la punta ci siamo quasi. Brava Ciccia. Che grande! Eccola! Siamo in cima al cross dell'altissimo Dolomiti di Brenta. E ragazzi, dietro c'è lo spettacolo della natura. Mio Dio, un anfiteatro! Mamma! Mamma mia! Ecco, qua sì che ti può venire da piangere. Ecco, qua sì, perché è veramente micidiale. Oh, I think you left me behind. That's not a
visto che ci siamo, seconda cima, andiamo che cima Sofia, che è un po' più facile dell'altissimo. Però, cioè, sono due cime vicinissime, ma veramente vicine, e hanno due panorami completamente diversi. Cima Sofia, solitamente la fanno anche in invernale, tipo inverno pieno, con gli sci. Fata! Seconda cimenta! Basta per oggi! Basta, però guarda dove eravamo! Fighissimo! Madonna! Eccola, si vede tutto il tratto. Guardate, tutto questo tratto qua che abbiamo fatto prima. E soprattutto questo qua, non banale. Non banale perché un po' esposto così, un po' verticale. Dai, dai! Tu stai bravi, amore! Tu stai bravissimi! Bravissimi! Siamo stati bravissimi. Guarda, guarda che panorami. Adesso torniamo. Il panorama sulle Dolomiti di Brenta veramente è spaziale. Si vede persino il Pedrotti in lontananza, che so che quest'anno devono ristrutturarlo. Adesso torniamo però, perché è ora. Se no poi stasera non torniamo più a casa. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. La prima volta ho acceso un po' di musica perché mi faccio... Ma dai, fa un po' strano, poverino, gli dorsetti. Ma perché abbiamo sto concetto, sta paura? Go, parlo da parmi. Sono terrorizzata, sti orsetti. E quindi mi faccio un sacco condizionare che in mezzo a sto bosco si pieno di orsi che vuoi mangiare caecce. Sì. Cioè, se gli vuoi mangiare un fiendi di culo, quello. E fiate gamba, fiate de fianco, cioè quello volentieri, cioè per me una sbocconata, e mi porta via un fiendi di... esatto, un fiendi di lavoro. Però c'è cioè, proprio sempre sta cosa che... Ce ne sono. Ce ne sono. Però non vorrei tanto fare un incontro ravvicinato del terzo tipo. Cioè, proprio no. E quindi vabbè, dai, insomma, dovrei mancare poco a macchina. Quindi non cantiamo vittoria fino alla fine. Povere ste Dolomiti di Brenta. Però se parlo, se pacio tanto, non dovrebbero esserci problemi particolari. Ecco. Cioè, come comportarsi? Segnalare la propria presenza facendo del rumore. Beh, vedete che faccio anche basta. Esatto. Quindi, sì. Tenere i cani al guinzaglio non abbiamo. Beh, guardate. Sono cani. Sì, però non ti sia il guinzaglio come. Quindi potrebbe essere. Non attirare l'orso in alcun modo, neppure con cibo o rifiuti lasciati involontariamente a sua disposizione. No, perché l'uomo mangia tutto. Mangia tutto. Non avvicinarsi agli orsi, ecco, anche no. Anche no. In caso di incontro improvviso, allontanarsi lentamente senza correre. Sì, non che sei problemi perché vago in asma. È una sì. Possibile morte. Sì, quindi non corro. Okay. Se un orso agisce in modo aggressivo, non muoversi e restare calmi. Che me è strana. Nel frattempo io continuo a guardarmi in giro. Sì. E comunicare eventuali avvistamenti al numero... 335-7705-966. Numero di emergenza 112. Bene.
Non so, tranquilla. Dai, eccoci qua, siamo arrivati al parcheggio Valbiole, o Valbiole, no? Perché adesso qua con questi accenti, veramente. E niente, due belle cime, veramente, due belle cime. Il crozza dell'altissimo più complicata, la parte finale con neve. Quindi se volete fare il girettino anche voi, sapete che con neve è un pelino più complicato. Altrimenti Cima Sofia super tranquilla. O no? Vabbè, Cima Sofia tranquillissima. Ah, ecco. Cross con queste condizioni qui era un po' da stare attenti. Un pelino. Però bello. Bene ragazzi, vi diamo appuntamento a domenica prossima. Come sempre. Con un nuovo video. E ciao. Ciao. Ciao a tutti.